Cambia ora l'edizione serale di MTG. Dal 3 ottobre andrà in onda alle 20.30. Nuova veste grafica, nuovi servizi e notizie per un'informazione puntuale e corretta. Ha deciso di registrare e di diramare tramite un video su Facebook queste 7 giorni di incessante lavoro per trovare una soluzione. Michele Leocata, amministratore delegato di Avimec, ringrazia tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua azienda. Il PM Valentina Botti aveva chiesto gli arresti domiciliari per Marco Pepi, accusato insieme al padre e ai fratelli di aver ucciso Giuseppe Dezio. Il GIP ha rigettato l'istanza, Marco Pepi dunque resta in carcere. Il Tribunale di Modica è antisismico e nuovo, quello di Ragusa in precarie condizioni. Perché preferire quest'ultimo? E questo è l'interrogativo posto al presidente del Tribunale di Ragusa e al prefetto dal Comitato Pro Tribunale di Modica. Sono stati consegnati i lavori di riqualificazione di Piazza Asciuti a Catania. Sarà realizzata una zona a traffico limitato con arredi urbani e soprattutto con verde. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Enzo Bianco. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione dell'MTG. Stiamo scalando la montagna a mani nude, ma con il vostro affetto raggiungeremo la cima e insieme ci godremo il bellissimo panorama. Con queste parole, a distanza di una settimana dall'incendio che ha distrutto l'Avimec, l'amministratore delegato, il delegato Michele Leocata, ha deciso di ringraziare tutti coloro i quali in questi giorni molto duri hanno mostrato solidarietà. Sono giorni molto difficili per tutti quanti noi che stiamo attraversando. Siamo impegnati a gestire l'emergenza conseguente al grave incendio che venerdì scorso ha cancellato con un colpo di spugna lo stabilimento Avimec. Stiamo facendo tutto il possibile per non fermare la produzione e siamo impegnati giorno e notte per garantire la ripartenza. Non sarà facile e nemmeno possibile nell'immediato, ma abbiamo il dovere di provarci con tutte le nostre forze. Nonostante questa situazione così difficile, ho chiesto di poter registrare questo messaggio perché è l'unico modo che ho per potervi ringraziare tutti ad uno. Sono stati e sono tuttora migliaia i messaggi di solidarietà e non esagero che personalmente e tutti noi di Avimec riceviamo da parte vostra. Con le vostre parole, la vostra disponibilità ci commuovete e date forza allo stesso tempo. Spesso non ho il tempo per rispondere a tutti. Qualcuno può essermi sfuggito. Ecco perché ho voluto registrare questo messaggio. Voglio ringraziarvi di vero cuore a nome mio personale e di tutta l'Avimec e scusarmi se eventualmente a qualcuno non ho risposto. La strada è in salita, stiamo scalando una montagna a mani nude, ma con il vostro affetto sono sicuro che raggiungeremo la cima ed insieme potremo goderci il bellissimo panorama che ci troveremo davanti. Grazie di cuore ancora a tutti voi. La PM Valentina Botti ha chiesto gli arresti domiciliari per Marco Pepi, il più piccolo dei fratelli in carcere da 7 mesi perché accusati dell'omicidio di Giuseppe Dezio il 2 febbraio scorso a Vittoria. Il GIP ha rigettato l'istanza, il legale Giuseppe Lipera aveva chiesto la messa in libertà o una misura cautelare alternativa alla restrizione in carcere per tutti e 4 i Pepi. Il padre Gaetano gravemente malato per i 3 figli. La misura cautelare per gli altri risulta idonea per il rischio di reiterazione del reato, considerata la vicinanza e la forte conflittualità con i Dezio. Vediamo. L'avvocato della famiglia Pepi, Giuseppe Lipera, vorrebbe farli uscire tutti dal carcere perché, secondo il legale, non sussistono le esigenze cautelari e ha inoltrato le richieste di scarcerazioni o di una misura meno afflittiva per Antonio, Alessandro, Marco e Gaetano Pepi, accusati di aver ucciso Giuseppe Dezio il 2 febbraio scorso a Vittoria. Oggi fanno 7 mesi in carcere. La PM Valentina Botti ha esaminato l'istanza di Lipera e lo scorso 30 agosto ha inviato la sua relazione al GIP Elio Manenti, esprimendo un parere favorevole
favorevole alla sostituzione della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari per Marco Pepi, il più piccolo dei fratelli, l'unico che, secondo la difesa, non era sul posto durante l'omicidio perché Antonio, che era nel camion con Alessandro, prima di incontrare la vittima, era al telefono con Marco, quindi non potevano essere insieme. Una tesi non ancora confermata del RIS di Messina, i cui esiti dovrebbero giungere entro pochi giorni in procura. Il GIP Elio Manenti, visto il parere del pubblico ministero, ha respinto la richiesta. Tutti e quattro rimangono in carcere. Per il giudice, le valutazioni della PM attinente al solo Pepi Marco, che concernono l'età, l'apporto causale e le più tenui esigenze cautelari, sono profili che non costituiscono un novum rispetto al quadro probatorio oggetto delle richiamate ordinanze. Per la sostituta procuratrice Botti, che ha interrogato tutti e quattro nel carcere di Ragusa lo scorso 11 agosto, Marco Pepi ha invece una posizione parzialmente diversa rispetto agli altri fratelli e il padre, più marginale e limitata alla fase finale dell'azione delittuosa. Per il GIP, invece, considerato che il decorso del tempo non è determinante, ritenuto che l'istanza si concretizza nella contestazione di profili già vagliati, attinente a gravi indizi e le esigenze cautelari, in assenza di profili di novità allo stato degli atti, considerato che la natura del reato per cui si procede configura esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, trattandosi di un omicidio, deve essere mantenuta la misura cautelare in carcere. Il legale della difesa Liper annuncia l'inizio di una guerra a colpi di nuove istanze, con un ricorso fino anche al procuratore generale di Catania. Due giovani vittoriesi di 25 e 24 anni sono arrivati in ospedale ieri sera intorno alle 20 con politraumi dopo essere stati pestati. La dinamica dell'aggressione non è ancora chiara. I medici confermano che una ragazza di 24 anni ed un giovane di 25 sono giunti al pronto soccorso con lesioni da corpo contundente. Lei è stata già dimessa stamattina. Lui, arrivato in codice rosso, rimane ricoverato in chirurgia. Le sue condizioni non sono gravi. Le indagini sono della polizia. E la polizia ha fermato altri quattro scafisti, di cui due minori, dello sbarco di ieri al porto di Pozzallo di circa 500 migranti. Uno scafista è stato immortalato da uno dei migranti passeggeri. Gli ho fatto una foto per ricordo, ha detto. Sentiamo i dettagli. Non avevano molto denaro per la partenza, si sono offerti di condurre il gommone fino a destinazione, mettendo in serio pericolo di vita a tutti i migranti. Sono salpati in 473 dalle coste libiche con quattro gommoni. Sono stati fermati altri quattro scafisti, due dei quali minorenni dello sbarco di ieri al porto di Pozzallo, che si aggiungono ai sette già in carcere da ieri mattina per l'arrivo di circa 700 clandestini il 31 agosto. 12 scafisti in due giorni. Uno di loro è stato anche immortalato da uno dei passeggeri che voleva una foto ricordo di chi li aveva condotti in Europa. Sono tre senegalesi di 20, 16 e 17 anni e un ghanese di 36. Risulta sempre importante l'acquisizione delle immagini, dei video, dei telefoni dei migranti che utilizzano durante la traversata. Quest'anno sono stati fermati ben 24 minorenni responsabili del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. È probabile che gli organizzatori libici trovino, secondo la polizia giudiziaria, nell'incoscienza dei minori molto più facile arruolarli facendoli diventare scafisti, fornendo loro pochissimi strumenti e mettendoli in serio rischio. Salgono a 139 gli scafisti fermati nel 2016, di cui 24 minori. Nel 2015 sono stati 147. La polizia di Stato ha già trasferito 400 migranti, ma restano al centro numerosi minori non accompagnati. Nel 2016 all'hotspot di Pozzallo hanno già fatto ingresso 13.473 migranti in occasione di 35 sbarchi. Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in relazione allo sbarco di 273 migranti giunti ieri presso il porto di Catania a bordo del pattugliatore maltese P61. Con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in relazione allo sbarco di 273 migranti partiti dalle coste libiche giunti presso il porto di Catania nella mattinata di ieri a bordo del pattugliatore maltese P61, sono state arrestate dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato due persone, esattamente due cittadini africani. Seguendo un consolidato protocollo investigativo realizzato d'intesa con la Procura distrettuale, investigatori alla squadra mobile del GICO della Guardia di Finanza hanno
hanno avviato, con la collaborazione della locale sezione operativa navale delle Fiamme Gialle, le attività di polizia giudiziaria necessarie per l'individuazione di eventuali scafisti. In particolare, tra i due arrestati, un cittadino guineano è stato individuato quale driver di un gommone di 7 metri con a bordo 126 migranti, mentre un non gambiano è stato individuato quale ausiliario della navigazione, essendo stato riconosciuto dai migranti come il soggetto che deteneva la bussola. Questa imbarcazione, dopo 9 ore di navigazione, è stata soccorsa in acque internazionali al pattugliatore maltese P61. Espletate le formalità di rito, i due fermati sono stati associati presso la casa circondariale Piazza Lanza, a disposizione dell'autorità giudiziaria. È un'emergenza umanitaria di fronte alla quale non ci tiriamo indietro, ma serve l'attenzione dell'Unione Europea. È il monito della vicepresidente della regione siciliana Mariella Lobello sull'immigrazione, la quale ha aggiunto che per la sanità dell'accoglienza nel 2015 sono stati impiegati 4.200.000 euro, un costo straordinario. Intanto Frontex ha illustrato i dati dei salvataggi sul Mediterraneo: più di 400 agenti impegnati nel Mediterraneo centrale, nonché 15 unità navali, 4 aeromobili e 2 elicotteri usati nell'operazione Triton, che ha contribuito a salvare più di 90.000 vite nel Mediterraneo centrale nel 2015 e nel 2016. La Sicilia è una regione abituata anche nel passato a trasformare le invasioni in accoglienze e, a maggior ragione, lo fa adesso che nessuno ci invade, ma arrivano uomini, donne e bambini in fuga dalle guerre e dalla povertà. Un'isola in cui Lampedusa, ma anche Augusta, rappresentano un porto sicuro per un'emergenza umanitaria di fronte alla quale i siciliani non si tirano indietro, ma ne fanno motivo di orgoglio. Lo ha detto Mariella Lobello, la vicepresidente della regione siciliana, parlando dell'accoglienza degli immigrati, ma anche in riferimento ai costi straordinari per la sanità dell'accoglienza. Nel 2015, ha detto la Lobello, abbiamo impiegato 4.200.000 euro, ma anche il soccorso da Lampedusa ci ha imposto dei costi imprevisti e maggiori, ha spiegato la vicepresidente della regione siciliana. Infatti, per i voli effettuati, che sono stati 154, nel 2015 abbiamo impiegato un totale di 3.100.000 euro. Nel 2016 siamo a 50 voli, con un costo di 1.100.000 euro. Questi sono i numeri che rivendicano un'attenzione particolare da parte dell'Europa. Bisogna che si ponga grande attenzione, ha aggiunto la Lobello, alle difficoltà che derivano dai numeri degli sbarchi di uomini, donne e bambini giunti sulla nostra isola e che generano costi sostenuti dalla regione siciliana. La Sicilia è stata chiamata a portare il suo contributo di esperienza e conoscenza del fenomeno migratorio a Bruxelles, con un particolare riferimento ai minori non accompagnati, che rappresentavano il 39% di quelli che giungono sul territorio regionale. L'invito è arrivato ieri a Siracusa da parte del primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, al Teatro Greco. In Sicilia anche verificare come sono utilizzate le risorse umane e finanziarie della comunità europea e per sapere di cos'altro la Sicilia ha bisogno. Per contribuire a gestire meglio la migrazione sono necessarie maggiori riforme a livello di Unione Europea. Il 13 luglio 2016 la Commissione Europea ha presentato una seconda serie di proposte per completare la riforma del sistema europeo comune di asilo, al fine di progredire verso una politica in materia di asilo pienamente efficiente, equa e umana, che possa funzionare efficacemente sia nei periodi di pressione migratoria normale che nelle situazioni di pressione migratoria forte. Nel complesso, tali proposte scoraggeranno i movimenti secondari dei richiedenti asilo e miglioreranno le prospettive di integrazione di coloro che hanno diritto alla protezione internazionale. Prima della riunione pubblica, il vicepresidente della Commissione europea ha incontrato anche gli esperti dell'Agenzia per le frontiere dell'Unione europea, il Frontex, dall'Agenzia di polizia, l'Europol, e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, EASO, che stanno aiutando l'Italia sulle imbarcazioni di salvataggio nei porti e nei centri di accoglienza e di trattamento. L'Italia ha ricevuto più di 24 milioni di euro di aiuti di emergenza, oltre ai quasi 600 milioni di assistenza prevista per la gestione delle frontiere e della migrazione per il periodo 2014-2020.
Tre persone sono state sorprese a cacciare nelle contrade rurali di Modica e Pozzallo e sono state denunciate. L'operazione, portata a termine dalla Polizia Provinciale di Ragusa, si inquadra nell'ambito dei controlli pre-apertura della stagione venatoria. Il 18 settembre apre la stagione venatoria, ma c'è già chi non ha saputo attendere l'inizio, ma non è passato inosservato ed è stato denunciato. Sono tre le persone, tutte provenienti al di fuori dei confini dell'isola, ad essere state denunciate all'autorità giudiziaria per aver praticato, prima dell'apertura della stagione, la caccia al colombaccio. Si tratta di un 58enne e un 51enne, entrambi della provincia di Reggio Calabria, sorpresi in contrada Bella Magna tra Modica e Pozzallo, e di un 57enne della provincia di Lecce che dava la caccia ai colombacci nelle campagne di Pozzallo. In entrambi i casi la polizia provinciale, oltre a far scattare la denuncia per esercizio dell'attività venatoria in periodo di divieto generale, ha sequestrato fucili, 93 cartucce e la selvaggina abbattuta illecitamente. Sono stati inoltre ritirati i tesserini venatori a tutti e tre. Contestate inoltre 7 violazioni amministrative, applicando sanzioni amministrative per importi unitari pari a 826 euro per violazioni varie, tra cui il porto del fucile al di fuori della custodia durante gli spostamenti e il superamento del numero massimo di capi abbattibili. Sequestrate 17 tortore e ritirati altri 6 tesserini. Le infrazioni sono state commesse nelle campagne tra Modica, Pozzallo, Vittoria ed Acate. I controlli continueranno, sottolinea il comandante della Polizia Provinciale Raffaele Falconieri, ricordando che la data di apertura è il 18 settembre. No alla buona scuola di Renzi, l'urlo unanime di insegnanti e studenti che da giorni protestano contro la riforma del governo nazionale che mortifica, secondo il loro punto di vista, il lavoro dei docenti e non garantisce la continuità scolastica agli studenti, così come dichiarato da loro durante le manifestazioni davanti alla villa di Bellini di Catania in occasione della festa dell'Unità. Circa 100 tra studenti e docenti si sono recati ieri pomeriggio fuori dalla Villa Bellini per contestare il ministro Giannini, che non si è mai presentata alla festa dell'Unità, l'onorevole Faraone e tutti gli addetti ai lavori delle riforme dei tagli che continuano a distruggere il mondo dell'istruzione. Il presidio però è stato lasciato fuori dalla Villa Bellini e non è stato permesso di entrare a contestare e a dire la propria durante il dibattito, così come ci dicono questa mattina i rappresentanti dei COBAS. C'è un caos generalizzato nella scuola dovuto alle incompetenze di questo ministero, un caos che stanno pagando tutti quei docenti costretti ad emigrare, non di loro volontà, verso il nord, ai quali è stato detto spesso il giorno prima dell'inizio delle lezioni in quale scuole sarebbero andati, e tutti capiscono che una situazione del genere è assolutamente insostenibile. Una situazione grave per gli studenti, perché di fatto il diritto allo studio non viene garantito. Facciamo un solo esempio: perché moltissimi docenti della scuola primaria, cioè la vecchia scuola elementare, sono andati al nord? Per un fatto molto banale: perché al sud non esiste il tempo pieno, cioè non esiste il tempo pieno dove sarebbe sicuramente necessario per migliorare le condizioni di vita della popolazione. Con determinazione però il presidio ha rilanciato la contestazione a giorno 11 settembre, promettendo di cacciare Renzi e tutta la cricca, così come recita il loro motto. Giorno 11, quando proprio il premier sarà a Catania in occasione della chiusura della festa dell'Unità. La scuola pubblica sta subendo da anni un attacco mirato di tagli e di accentramento di poteri, in questo caso assolutamente della figura del preside. Gli insegnanti si vedono assolutamente penalizzati da questa riforma e, come è emerso dalle cronache, adesso la goccia che fa traboccare il vaso sono le famose deportazioni dal sud verso il nord Italia. Quello che emerge appunto è un'assenza di progettualità fondamentalmente sulla scuola pubblica e una volontà di renderla sempre più povera, sempre più per pochi. La difficile situazione finanziaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha spinto la dirigente del settore finanziario, Lucia Castro, ad inviare un documento al commissario Cartabellotte e alla sezione regione di controllo della Corte dei Conti, nonché al Ministero dell'Interno sulle condizioni in cui versa l'ente il servizio.
La difficile situazione finanziaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha portato la dirigente del settore finanziario, Lucia Lo Castro, ad inviare al commissario Cartabellotta e alla sezione Regione di controllo della Corte dei Conti, nonché al Ministero dell'Interno, le condizioni in cui versa l'ente. Una situazione dettata soprattutto dal prelievo forzoso dello Stato, che quest'anno ammonta a 12 milioni e mezzo di euro, con un incremento per il 2016 di oltre 4 milioni e mezzo. Dall'ente ragusano fanno sapere che, pur in assenza di comunicazioni ufficiali da parte della regione siciliana circa i trasferimenti regionali 2016 e tenendo conto che gli stessi siano della stessa entità dello scorso anno, ovvero di oltre 2 milioni e mezzo di euro, si rende necessario, per chiudere il bilancio 2016, un ulteriore trasferimento di oltre 3 milioni e mezzo. Pertanto il trasferimento della regione dovrebbe essere totalmente di oltre 6 milioni di euro. Pertanto, nonostante per quanto riguarda i tempi il bilancio di previsione 2016 può essere approvato, non lo potrà essere a causa dello sbilancio finanziario. La criticità della situazione finanziaria dell'ente è stata più volte relazionata alla presidenza della regione siciliana e agli assessori competenti, perché rappresentata dalle diverse riunioni indette dal governo regionale a Palermo. Nella sua relazione il dirigente del settore finanziario scrive che la situazione di squilibrio finanziario dell'ente determinerà l'impossibilità di dare copertura ai servizi, determinando il blocco dell'attività istituzionale dell'ente e in particolare l'indisponibilità finanziaria per il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, oltre l'impossibilità di assicurare servizi in favore degli studenti disabili, le spese necessarie per il funzionamento degli istituti scolastici provinciali di secondo grado e gli interventi indispensabili di manutenzione delle strade provinciali. Pertanto, qualora non dovessero pervenire auspicabili iniziative normative, si legge nella nota a firma del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, si renderà inevitabile avviare le procedure previste dalla disposizione vigente per gli enti locali in squilibrio strutturale. È stato convocato e presieduto dall'avvocato Enzo Galazzo al Comune di Modica il Comitato Pro Tribunale per riflettere sulle problematiche aperte dalla nota soppressione e dal conseguente accorpamento a Ragusa del locale tribunale sul rischio sismico che grava sul nostro territorio. Presenti fra gli altri il sindaco Ignazio Abate, la senatrice Venerina Padua e l'onorevole Maria Lucia Lorefice. Il mancato utilizzo del Palazzo di Giustizia di Modica in un futuro potrebbe essere giudicato un delitto nei confronti della collettività. Alla luce del terremoto di Amatrice, il Comitato Pro Tribunale di Modica interviene con queste parole a seguito di un vertice convocato a Palazzo San Domenico per esporre le criticità che adesso emergono ancora di più. La soppressione della vita giudiziaria all'interno del palazzo di piazza Don Beniamino Scucces e il trasferimento degli uffici al Tribunale di Ragusa oggi, alla luce della tragedia del centro Italia, aprono a un nuovo dibattito. Più volte il Comitato aveva sottolineato come la struttura modicana fosse più nuova, ma principalmente costruita seguendo le norme antisismiche e completata nel 2004. Non è trascurabile, infatti, come il Palazzo di Giustizia di Ragusa sia diversi passi indietro rispetto allo stabile modicano. Non possiamo fingere di non conoscere, si legge nella nota a firma del Comitato Pro Tribunale di Modica e indirizzata al Presidente del Tribunale di Ragusa, per conoscenza poi al Prefetto e ai parlamentari nazionali e regionali della provincia, la estrema fragilità e del respiro affannoso della terra sulla quale poggiano le nostre costruzioni. Va pertanto esercitata ogni utile iniziativa per scongiurare le probabili tragiche conseguenze per le centinaia di utenti che, quotidianamente, accedono al Palazzo di Giustizia di Ragusa. Inadeguato ed esposto a crisi strutturale è ancor più il paradosso dell'abbandono della struttura giudiziaria di Modica, antisismica, inaugurata appena nel 2004 con il trasferimento di tutti i suoi affari assieme a quelli della sezione staccata di Vittoria a Ragusa. Il vertice, che ha registrato la presenza del coordinatore del Comitato Pro Tribunale di Modica, l'avvocato Enzo Galazzo, del sindaco di Modica, Ignazio Abate, la senatrice Venerina Padua e la parlamentare Maria Lucia Lorefice,
ha avuto lo scopo di chiedere delle azioni specifiche al fine di poter utilizzare il Palazzo di Giustizia di Modica. Se la messa in sicurezza dei territori, continua la nota, richiede tempi lunghi e l'assunzione di costi ingenti, il mancato utilizzo di strutture giudiziarie antisismiche già pronte e finalizzate a tale destinazione sarebbe incomprensibile, se non moralmente delittuoso. Su tali premesse, conclude la lettera a firma del Comitato Pro Tribunale di Modica, si confida in una autorevole iniziativa perché il Governo nazionale adotti, in coerenza con le dichiarazioni di queste ore dei suoi massimi rappresentanti, atti urgenti e conseguenti. E adesso ci separiamo per la pubblicità. A dopo. Ben ritrovati. Consegnati i lavori per la riqualificazione di Piazza Asciuti a Catania, nella zona attorno alla fiera. Infatti sarà realizzata una zona a traffico limitato con arredi urbani e soprattutto con quel verde indispensabile per rendere più vivibile il centro storico, come dichiarato dal sindaco Enzo Bianco. Il progetto potrà essere adattato alle esigenze di residenti e commercianti. Il servizio. Costerà 1.200.000 euro e durerà 2 anni l'intervento che interesserà Piazza Asciuti e l'area intorno alla Fiera di Catania. Un progetto, come dichiarato dal sindaco Enzo Bianco, che serve a dimostrare che a Catania si può cambiare rotta, creando a poco una città verde, bella e soprattutto a misura di bambini e di anziani. Ieri sono stati consegnati i lavori in quest'area. A intervento concluso ci saranno nuovi arredi urbani e soprattutto quel verde indispensabile per rendere più vivibile il centro storico, con una zona a traffico limitato, trovando vicini posti auto per residenti e fruitori. Tutto va visto ovviamente anche nell'ottica della metropolitana, dice Bianco, che da dicembre aprirà la stazione Stesicoro e che consentirà mezzi alternativi alle vetture private. Inoltre, dopo la sistemazione dei dissuasori in pietra chiara che impediranno l'accesso delle auto, la piazza sarà riportata tutta all'altezza degli attuali marciapiedi, creando un unico piano continuo e ricoperta di basole in pietra lavica. Sarà dunque adeguato, visto il cambiamento delle pendenze, l'impianto di smaltimento delle acque piovane e fognarie. Nel centro della piazza nascerà una grande aiuola con prato e grandi piante di ulivi, albero dei rosari, mirto e crespo, arbusti in macchie isolate e siepi continue. Gli alberi saranno piantati in modo da garantire l'ombra in corrispondenza dei sedili che costituiranno l'arredo della piazza. Sui marciapiedi a margine delle vie Al Carmine e Galvagna saranno piantati alberi di arancio amaro e nello slargo lungo la via Giovanni Pacini, alla confluenza con la via Gemellaro, sarà messa a dimora una palma all'interno di una aiuola ornata da una siepe. L'intero impianto a verde sarà dotato di irrigazione automatizzata. In Sicilia, i luoghi in cui ha vissuto e si è rifugiata Rosalia, la santa patrona di Palermo, diventano un itinerario turistico religioso lungo oltre 180 km di sentieri percorribili in bici, a piedi o a cavallo. È l'itinerarium Rosalie, finanziato dall'assessorato regionale all'agricoltura, che si snoda attraverso 3 riserve naturali. E l'itinerarium Rosalie è stato presentato ieri pomeriggio nel santuario di Monte Pellegrino, alla presenza fra gli altri dell'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. I luoghi in cui ha vissuto e si è rifugiata Santa Rosalia diventano un itinerario turistico religioso. L'itinerarium Rosalie, lungo oltre 180 km, comprenderà sentieri percorribili in bici, a piedi o a cavallo, attraverserà 3 riserve naturali, il Parco dei Monti Sicani e 14 comuni. Punto di partenza l'eremo di Santo Stefano di Quisquina, con arrivo al santuario in onore della matrona di Palermo, ubicato a Monte Pellegrino. Mi sembra opportuno e significativo far vedere come un itinerario di questo genere possa aiutare non solo e certamente a rivalutare il nostro territorio, i comuni che vi afferiscono, ma soprattutto è un itinerario che può aiutare gli uomini a riscoprire la dimensione della via dello spirito. È un percorso di oltre 180 chilometri che diventerà un attrattore per chi ha fede, ma anche per chi ama la natura, ama dei territori che hanno una straordinaria capacità di vendere prodotti tipici, di vendere risorse naturali incredibili. Lungo i 180 chilometri ci sono 3 riserve, c'è l'ultima generazione dei parchi siciliani, il Parco dei Sicani, c'è l'eremo dove ha vissuto Santa Rosalia, c'è il luogo dove è morta Santa Rosalia, che è Monte Pellegrino, quindi da Santo Stefano di Quisquina
Pasquina a Monte Pellegrino, attraversando due province, Agrigento e Palermo, e 15 comuni. Ed è significativo che siamo qui insieme. Il sindaco di Palermo, punto di partenza, è il sindaco di Santo Stefano Quisquina, punto di arrivo, o meglio, punto di partenza Santo Stefano, punto di arrivo Palermo. Storia, cultura, religione, tradizione diventano un vero e proprio percorso turistico religioso. Non ci sono aggiornamenti, dunque il telegiornale termina qui. Buon proseguimento sulle nostre reti. Cambia ora l'edizione serale di MTG. Dal 3 ottobre andrà in onda alle 20.30. Nuova veste grafica, nuovi servizi e notizie per un'informazione puntuale e corretta.